Grande Giacchi, ti volevo dire una cosa riguardante i musulmani. Te mi dicevi, no? Ma perché non è vero che i musulmani sono chiusi di testa, tengono la donna ha una posizione inferiore rispetto all'uomo, eccetera, eccetera. Può darsi, ok? Ma pensa un attimo ai neocatecumenali, dove la donna praticamente deve fare una marea di figli, ok? Deve essere aperta la vita. Questo significa che deve fare una marea di figli. Fare una marea di figli per la donna significa non avere un lavoro, non avere una vita sociale a parte quella di madre, ok? Nessuna donna che faccia 5, 6, 7, 8 figli potrà mai essere un professore all'università, potrà mai essere qualcuno. Ok? Sinceramente, nel mondo musulmano, sta cosa di fare tanti figli io non l'ho vista mai. Sinceramente. Perlomeno tra i musulmani che conosco, tra i musulmani che stanno qui in UK o forse anche in Italia. Mi ricordo di aver conosciuto un musulmano con 8 figli, con 5 figli, eccetera, eccetera. Dico dalla stessa donna, ok? Quindi rifletti su questa cosa. Cioè, pensa, noi abbiamo il pregiudizio dei musulmani come chiusi, dove la donna è relegata appunto ad una posizione inferiore. In realtà i neocatecumenali sono peggio dei musulmani, però agli occhi nostri così il pregiudizio, l'unconscious bias arriva e dice no, i musulmani, non so, capito. Sì, per carità, qualcosa di vero c'è, ma noi siamo anche peggio. I neocatecumenali sono anche peggio dei musulmani.